Matteo. Nella giornata del 18 luglio, ultimo scorso, abbiamo eseguito quattro misure cautelari disposte dal GIP di Cagliari. Si tratta di un'attività di indagine che abbiamo avviato nel 2022, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari e che appunto ha portato all'esecuzione di quattro misure cautelari, una in carcere e tre agli arresti domiciliari. L'attività investigativa si è articolata su due fasi principali. La prima fase, appunto avviata nel 2022, vede come principale indagato un medico veterinario, un dirigente, che sostanzialmente utilizzava la macchina di servizio, la propria autovettura, affidatagli dall'azienda sanitaria di riferimento per scopi di natura personale. Quindi abbiamo iniziato monitorando la condotta del veterinario nel tempo e questo monitoraggio ci ha portato a effettuare dei riscontri significativi, in quanto tra il 2020 e il 2023 abbiamo quantificato un danno all'amministrazione sanitaria di appartenenza di circa 106.000 euro. Ipotizzando due fattispecie di reato, il peculato per quanto riguarda l'utilizzo della vettura di servizio e il danno che ha recato all'amministrazione di appartenenza con riferimento alla condotta di assenteismo, in quanto certificava falsamente di essere presente in servizio quando in realtà era altrove. Questo primo sistema, questo primo filone di indagine, vede appunto lui come principale protagonista, agevolato nell'esecuzione di questa condotta da persone che gli consentivano di effettuare delle timbrature fraudolente e che gli consentivano quindi di certificare una presenza in servizio in realtà non veritiera. Da questo primo filone siamo passati a un secondo filone di indagine che vede sempre come protagonista lui e che fa riferimento all'ipotesi che poi abbiamo appunto che abbiamo avvalorato di truffa aggravata per il conseguimento di contributi, diciamo, pubblici. Parto dall'inizio, l'esecuzione delle misure ha riguardato questo veterinario, la moglie e due operatori titolari di centri di assistenza agricola. Sostanzialmente queste quattro persone avevano messo su un sistema finalizzato a truffare l'Argea, l'Agenzia regionale per l'erogazione dei fondi per le aziende agricole, consentendo di ottenere un sistema che ha consentito di ottenere a 12 imprenditori agricoli dei contributi che non spettavano, Mario? pari a oltre mezzo milione di euro. Tra il 2000 e il 2023 abbiamo quantificato un danno all'Argea, quindi una truffa aggravata ai danni dell'Argea, di contributi che sono stati conseguiti per circa 560.000 euro. Come veniva attuato questo sistema? Attivando fittiziamente delle aziende agricole che in realtà non esistevano, o simulando una movimentazione di bestiame che in realtà non esisteva. Qual è stato il ruolo dei due operatori titolari dei centri di assistenza agricola? Contribuire a falsificare le domande degli imprenditori finalizzati a ottenere i contributi. Quindi sostanzialmente c'era un sistema che consentiva di inoltrare delle domande che poi hanno portato all'ottenimento di questi contributi che non avevano alla base i requisiti previsti. Quindi parliamo di aziende inesistenti e di movimentazione di bestiame che non Il esistevano. ruolo del veterinario e della moglie? Il veterinario, sostanzialmente tramite anche appunto delle condotte fraudolente, anche tramite degli accessi abusivi alla banca dati del Ministero della Salute, certificava il possesso di requisiti in capo a tali imprenditori che in realtà non esistevano. E poi nella fase successiva i due titolari dei centri di assistenza agricola finivano, diciamo, il lavoro, nel senso che completavano la registrazione e la regolarizzazione di queste domande per consentire agli imprenditori di ottenere i contributi che poi non Cosa spettavano. ci guadagnava? Somme di denaro, aveva un vantaggio economico, lui, la moglie e anche i due titolari dei centri di assistenza agricola. Nell'ordine lì avete Nell'ordine di diverse centinaia di migliaia di euro. per ogni operazione Sì, che sì, facilitavano, sì, sì. cioè loro, i finanziamenti quanto potevano essere? I finanziamenti quantificati nel complesso per quanto riguarda i PAC, cioè i piani di assistenza agricola tra il 2000 e il 2023, sono stati quantificati in 560.000 euro, che alla base avevano sostanzialmente imprenditori che non avevano nessun diritto. I 12 imprenditori che abbiamo individuato sono indagati e sono stati denunciati a piede libero nell'ambito della stessa attività di indagine. Che truffa loro. L'ipotesi di reato sono concorso nel falso e truffa aggravata per il conseguimento di fondi che poi sono fondi comunitari, perché l'Argea sostanzialmente gestisce dei fondi dell'Unione Europea su delega poi della Regione Sardegna. Chiaramente i titolari dei due centri di assistenza agricola avevano la possibilità di completare il lavoro, completare, diciamo, la prima parte che veniva posta in essere dal veterinario. Il ruolo della moglie è
complementare rispetto a quello del marito, in quanto anche la moglie, imprenditrice agricola, contribuiva, diciamo, a realizzare questo tipo di condotta criminosa.